Ciao a tutti, come va ragazzi e ragazze? Buongiorno, spero stiate abbastanza bene. Oggi io vorrei raccontarvi una storia di terrore. Questa storia è dell'autore francese Guy de Maupassant, ma io vado a leggere soltanto l'inizio, cioè soltanto un frammento. Io vado a leggere due volte, in spagnolo e in italiano. Cominciamo. Le orla. 8 maggio, che stupenda giornata. Ho trascorso l'intera mattina disteso sull'erba, davanti alla mia casa, sotto l'enorme platano che la protegge e la ricopre completamente con la sua ombra. 8 de mayo, qué hermoso día. He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Amo questo paese e amo viverci, perché ho le mie radici, queste profonde e delicate radici che legano un uomo alla terra in cui sono nati e morti i suoi antenati, che lo legano a quel che si pensa e a quel che si mangia, ai costumi come ai nutrimenti, ai modi di dire locali, alla cadenza dialettale dei contadini, agli odori del suolo, del viaggi e dell'aria stessa. Adoro esta región y me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí, esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos, esas raíces que lo unen a lo que se piensa, a lo que se come y a las costumbres, como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. Amo la casa in cui sono cresciuto. Dalle mie finestre vedo la Senna che scivola lungo il mio giardino, dietro la strada, e pare quasi entrare dentro la mia casa. La grande e larga Senna che va da Rouen alle Avre, coperta di battelli che passano. Amo la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa. El grande y ancho Sena, cubierto de barcos en el tramo que va de Rouen a la Avre. È tutto per oggi, ragazzi e ragazze. Ciao ciao!